Sono un po' emozionato, Milano. Come va? State bene? Tutto bene? Siete in forma? Trovato il parcheggio, sì? No? Beh, tanto Milano, terza fila, quarta fila, sì. Bene, buonasera. Io sono Giancarlo Calabrugovic. E Calabrugovic, l'emozione. Calabrugovic è il mio nome d'arte perché è una slavizzazione del mio cognome. Io di cognome mi chiamo Calabretta, quindi me potevo tenere anche questo come nome d'arte, Calabretta. No, Calabretta poi è un tipico cognome di Bolzano, come già potete sentire, è un classico di Bolzano, sì. Però vabbè, io, cioè mio padre è emigrato da Bolzano, è venuto giù più a sud, così, a Milano, io sono nato a Milano, insomma, ma non proprio Milano centro, periferia, Bollate. Sì, Bollate. Non proprio Bollate, una frazione di Bollate che si chiama Ospiate, non proprio, però se devo essere più preciso, io vengo dai Palazzi, sinceramente. Siete mai stati ai Palazzi? No, i Palazzi sono un gruppo di case tipo Bronx, sono dei palazzoni grigi, sono un po' una zona un po' cupa così, dove dentro abitano delle persone che di solito hanno delle autoradio che non sono le loro, insomma. Chi abita all'ottavo piano deve andare a piedi perché il motore dell'ascensore l'hanno venduto. L'ha venduto l'amministratore, io non l'ho mai visto l'amministratore, non lo so. Sì, poi vabbè, hanno cambiato le porte, hanno messo le porte a scomparsa, quelle con l'apertura chiusura a scomparsa, ma a scomparsa, infatti, sono scomparse proprio così, insomma. Sì, no, poi si vede molto che sono conciato, un po' si vede, sì, no. Perché ho avuto un'infanzia difficile, un po'. Ho avuto un sacco di problemi. E quindi un sacco di avventure. Poi ho avuto anche un sacco di problemi di lavoro, non so, per esempio, il lavoro che ho svolto più di tutti è stato collaudatore di materassi. Sì, io collaudavo i materassi fino a mezzogiorno, poi mi alzavo, facevo colazione, insomma, e così. A volte faccio anche gli straordinari, anche fino all'una, oh, proprio una roba... No, dopo finalmente... ho provato a inventarmi un lavoro, per esempio, non so, operatore turistico, soltanto che cioè, lì ai Palazzi non c'è turismo, è difficile arrivarci anche ai Palazzi. Se voi programmate il navigatore satellitare e scrivete i Palazzi, subito la voce del navigatore vi dirà tra 300 metri estrarre il mitragliatore. E si nasconde sotto il cruscotto, perché anche lui lo sa, anche il navigatore. No, poi finalmente ho trovato un posto di lavoro serio, mi hanno assunto con i libri, con i block notes, con tutto, con i quaderni, così, in una falegnameria. Finalmente, il primo giorno arrivo sul posto di lavoro, come vedo il principale, sulla falegnameria, gli faccio «Principe, andiamo a berci un caffè?» E lui, tipico imprenditore milanese, «Cia, dai, sì, va, cominciamo a lavorare, dai, fandai man!» E già le mani le faccio andare per altre robe, va, lasciamo perdere. E vabbè, se fu cos'è, cominciamo a tagliare i pezzi di legno sulla sega circolare. No! 8 ore sulla sega circolare a tagliare i pezzi del legno. Questo era un pezzettino, un pezzo piccolo. A un certo punto arriva il principale e fa: «Allora, se vai avanti così, continuare a accendere e spegnere, si brucia il motore della sega circolare!» «Dai, senti, allora vai a lavorare sul tornio, va!» «No, sul tornio, peggio ancora della sega circolare!» Allora, sai cosa ho fatto? Sono andato a bermi un caffè e gli ho lasciato un biglietto con scritto «Tornio subito!» «Ma sì, che cavolo me ne fresa!» «Ma sì!» (ride)
Ma sì, so, un po' di problemi di lavoro, ma a me piace andare in giro a divertirmi con i miei amici, sì. Sapete chi sono i miei due migliori amici dei palazzi? Sono Vito e Alloggio. Vito fuma talmente tanti spinelli che sulla carta d'identità c'è scritto occhi rossi. Vito così, un po' un drogato, un po'... Sì, sì, poi praticamente la cantante preferita di Vito è Cristina Di Vena, anche tra l'altro un po'. Sì, sì. E poi l'automobile di Vito è una vecchia macchina, la Fiat 124, che quando lui gira, che va, fa manf, 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 124, manf, 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 manf. Il 124 è così, è un po' Vito, un po'. Una vecchia macchina. Invece Alloggio, lui è più sportivo, c'ha la macchina quella con le ruote larghe, i marmittoni. Quando guida Alloggio, una mano sul volante e l'altra alla ricerca dei reperti archeologici. Poi quando si ferma al semaforo, semaforo rosso, indovina cosa fa, tanto per temporeggiare, amalgama prima un po'. Ah sì, poi scatta il verde e li spalma sul cruscotto, ma si può, c'è il museo dei capperotti sul cruscotto. È sicuramente un classico, le donne, che schifo, che schifo. Beh, è un classico, insomma. Poi quando faccio sto spettacolo nei ristoranti, proprio è... Magari mangiano la pizza coi capperi. Scusate, insomma, sono i miei amici dei palazzi, Vito, Alloggio, Morris. Ah, c'è un altro mio amico dei palazzi, che lui è proprio il simbolo delle case popolari, è il simbolo dei palazzi, si chiama Pino, Pino dei palazzi. Magari l'avrete già sentito da qualche parte. Ma chi è Pino dei palazzi? Pino dei palazzi è un balordo delle case popolari. È un tipo, Mimmo, c'è il Sigaretti? Oh, Morris, c'è le siga? Mi sega, ogni tanto vado in giro con i miei amici, organizziamo delle escursioni. Cioè, delle escursioni con i motorini. Magari, non so, andiamo sul lago di Como, oppure andiamo a trovare qualche nostro amico. Oh, ragazzi, andiamo tutti con i motorini a trovare Bernardo Provenzano? Dai, partiamo! Aspettate però! Mimmo! Frango! Bastardi, mi hanno staccato la pipetta! Oh, sei ingolfato! Sai che sei ingolfato! Minghio, fare le penne davanti agli sbirri, gli sbirri muti, oh. Mi sega, l'altro giorno sono andato in discoteca con i miei amici, in una discoteca immigrata calabrese, il Catanzaro City Club. Sì, lì ci sono quattro piste. Techno, house, commerciale e revival calabrese. La revival calabrese fa così. Vitina crozza su, preluca nuni. Vitina crozza su, preluca nuni. Poi ce n'è un'altra che fa calabrisella mia. La 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 la. Calabrizella mia. Poi ci sono altre quattro piste, però quelle se le fanno nei bagni gli amici di Vito e i soliti drogati. A me quelle cose non mi piacciono. A me piace ballare. Infatti il mio ballo preferito è il ballo del mattone. Cioè, si chiama ballo del mattone perché quando parte una canzone lenta io mi avvicino a una ragazza con un mattone così, sbah! Gli tiro una mazzata in testa, la tramortisco e poi la trascino in pista a ballare. Lei con un bernocolo così sulla testa. Intanto i miei amici
magari c'è chi è andato in bagno, c'è chi è andato al bar a bere, loro bevono, non reggono neanche l'alcol, si mangiano due boeri, sono già ubriachi. Poi mischiano con il moncherie, vomitano, stanno male. Mischia, non reggono niente. Ripiatevi. Sì, comunque lì nella discoteca poi mi conoscono tutti come il grande mago, perché io sono appassionato di magia. Sai quanti motorini faccio sparire nell'Interland milanese? Attenzione, signore e signori, qui c'è un motorino. Come potete notare, 5 minuti di paura e il motorino non c'è più, signore e signori. L'altro giorno ho fatto sparire un vecchio motorino anni 60, il Motom. Magari qualche quarantenne se lo ricorda, un vecchio motorino... Mizzega, mi guardo in giro circospetto, salto sopra. Ho provato pure ad impennare. Troppo pesante. Mizzega, sui rettilinei gli alberi mi superavano, non so. Sì, comunque, poi ho provato a rivenderlo il motorino, ma non è che mi ha reso molto economicamente. Infatti ogni tanto vado a lavorare da mio zio. L'altro giorno stavo aiutando mio zio a caricare le piastrelle sulla sua Pecar 150, no? Per sbaglio mi ho toccato dentro la leva della sponda, è scesa la sponda, sono fuori uscite tutte le piastrelle. Shhh, no, ho fatto il danno, porca miseria. Shhh. Mizzega, mio zio si è incacchiato come una bestia. Ma porca miseria, non è possibile! Sei sempre tu che mi combini questi casini! Mizzega sclera come una bestia, proprio sale sulla Pecar. Sda, porca miseria, sempre tu sei... Drill, 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 drill... È che mio zio continuava ad urlare da dentro la Pecar, ma io non capivo cosa diceva. Cioè, vedevo solo il labiale, era tutto rosso. E questo è il clacson. Oh, zio, aspetta un attimo, però. Mi sa che se n'è andato via, mi ha lasciato lì da solo. Che poi ogni tanto va troppo forte, va su due ruote, perché sterza un po' troppo velocemente, va su quella anteriore e quella sinistra, no? Rill, 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 poi si riassetta. E mi ha lasciato lì da solo. Oh zio, aspetta! Meno male che è venuto a prendermi il mio amico alloggio con la sua macchina elaborata. Arriva, mi fa: dai Pino, salta su, ti do un passaggio io, però mi fai provare a guidare il tuo bolide. Sì sì, va bene. Mizzega, salto sopra. Questo pezzo va fortissimo in tutte le arrosticerie di Quarto Giaro. Va fortissimo veramente questo pezzo. Prima in classifica. A un certo punto arriviamo su un vialone centrale di Milano, Viale Jenner. Viale Jennifer, adesso non mi ricordo, non so bene l'inglese. Mica vedo una presenza femminile sul marciapiede. Mi fermo. Gli faccio: ciao bellezza, vuoi un passaggio? E lei mi fa: no, sto lavorando. Ah, stai lavorando? Senti, ma si potrebbe avere un listino prezzi, non so. Lei si apre la pelliccia, sotto era nuda, c'aveva due tette in poliuretano espanso. Mi fa: 50, operata, bello. Eppure io ho operato alle tonsille. Mi
fantastica. Allora da Milano, dopo ci siamo fatti un giro, abbiamo deciso di rientrare in periferia verso i palazzi. Soltanto che ci siamo intasati nel traffico perché c'erano i lavori stradali, i muratori che fanno il cemento. Betomiera. Che poi intorno agli scavi ci sono sempre i pensionati che commentano i lavori, no? Con le mani dietro la schiena, così, che scuotono la testa. No, se poi no, fa lavorare in Cina. Ma se pudaria no, scavare un po' più sede chi? No, lì che la tubazione del gas. Sì, ma se pudaria no, scavare un po' più sede là. No, perché lì che la tubazione dell'elettricità, e il guidatore della ruspa pensa, uè, ma se pudaria no, fai i cazzi tuoi, uè. Non lo so io. Finalmente si sblocca il traffico perché il camion di terra è andato via, è andato a scaricare. Mizzica, mi sarebbe piaciuto troppo guidare il camion. Io già mi immaginavo di essere alla guida. Go a impennare il camion davanti ai pensionati e i pensionati muti. Comunque sì, i motori sono la mia passione, guidare ogni tipo di veicolo è la mia passione, a me della politica non mi interessa niente. Vabbè, l'unica cosa che mi interesserebbe della politica è guidare l'elicottero di Berlusconi. Oh, ma vi immaginate se Berlusconi si facesse un giro da queste parti? Oh, Berlusconi! C'è il sigarette! Grazie.